Dopo l'entusiasmante cavalcata dello scorso anno, culminata con il secondo posto, quota 66 punti nel girone G alle spalle del Giuliano, il nuovo Florida del nuovo corso targato Alessandro Del Grosso cerca la riconferma in un gruppo del tutto nuovo, quello F di Serie D. Di fronte un avversario blasonatissimo come l'Alma Juventus Fano, che invece vuole invertire la rotta dopo la scorsa travagliata stagione terminata soltanto all'ultima curva nel play-out al Cardiopalma contro il Castelfidardo. Dallo stadio Marco Mazzucchi di Ardea, nuova Florida da Alma Juventus Fano. Un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno. È la prima giornata del girone F di Serie D, stagione 2022-2023. Fischia in questo istante Maresca, è cominciata, ma non fermato alla fine da Capezzani. C'è sempre però la squadra biancorossa adesso che insiste. Il Bactagui, zona tiro, vuole il destro con il pallone che si infila in rete dopo il tocco di Bizzini, e il nuovo Florida al primo tentativo passa in vantaggio con il gol del franco marocchino, il secondo stagionale dopo quello in Coppa Italia. 1-0 per gli ardiatini al 19°. Penso fosse più rammaricato con se stesso per l'occasione sprecata. Siamo dalla parte opposta e il Bactagui con il pallonetto. Pallone alto di pochissimo, chance colossale per il 2-0 Nuova Florida. Eccoci tornati in diretta per il secondo tempo di Nuova Florida Alma Juventus Fano. Un saluto sempre da Riccardo Selvi e Marco Daguanno. È tutto pronto per il fischio d'inizio che arriva in questo istante. Riceve palla da Tomassini, può pensare anche al tiro. Nappo invece appoggia per Zanni, va lui alla conclusione in porta. Giordani in due tempi la tiene lì. Tocco a cercare Padovani verso l'aria, Zanni ancora per Padovani che se la giusta sul sinistro, il destro tentato da Bamba, pallone alto, le proteste di Giordani. Prova ad alleggerire un po' la pressione Nuova Florida con Eboggia che prova a rientrare sul sinistro, arriva il cross verso il centro Caparella, non riesce ad inquadrare la porta, palla alta. Grande uscita, palla al piede questa volta dagli ardiatini. Caparella può distendersi, la squadra biancorossa con il tocco largo a cercare Moretti che ha cambiato fascia dopo l'ingresso in campo di Boggia. Gioca lui a sinistra e Boggia a destra. Caparella per il Bactagui. Zona tiro, prova a inventare qualcosa. Zitelli dal limite, cerca al destro. Anche in questo caso pallone alto. Cross verso la porta, qui rischia qualcosa Bizzini. Sulla punizione di Caparella, pallone largo di un soffio. Lancio lungo di Nappo verso l'aria, colpo di testa di Padovani. Attenzione a Tomassini, col destro, pallone che bacia il palo e finisce in porta. Il pareggio del Tolentino a sorpresa con Tomassini che con l'esterno destro trova il pertugio giusto per battere Giordani e pareggiare il conto 1-1 al Mazzucchi. Pallone per Bamba. Occhio all'altro cross, in mezzo Padovani, si immola Contini che salva il gol e salva i suoi dal 2-1 dell'Alma Juventus Fano. Buona la sponda a cercare, a trovare Zingaretti. Cross morbido sul secondo palo, Padovani di testa, centrale. Fischia per tre volte, Maresca finisce 1-1. La prima giornata di campionato del girone F di Serie D tra Nuova Florida e Alma Juventus Fano. Al gol bellissimo nel primo tempo di El Bactagui risponde nel finale Tomassini. Dallo stadio Marco Mazzucchi di Ardea è davvero tutto. Un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno.